Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, il programma che si occupa del sociale e della sanità nel nostro territorio, e oggi rivedrete il dottor Bonadio che avete visto alcune settimane fa, però oggi non ci viene a parlare della casa di riposo, ma a una sezione della casa di riposo, cioè l'hospice. Cos'è l'hospice, dottor Bonadio? L'hospice all'interno della casa di riposo è un reparto che è stato aperto il 18 novembre del 2010 ed è un reparto che ha appunto 7 stanze con 2 letti per stanza, ma in effetti un letto è, diciamo, per il paziente e l'altro è per il familiare. È un reparto di cure palliative, ovvero sia malati terminali. E si chiama IRIS, questo centro all'interno della casa di riposo, ed è strutturato con le tecnologie all'avanguardia per quanto concerne appunto le cure palliative. Le persone che entrano in questo reparto qua non devono avere un'aspettativa di vita superiore ai 6 mesi. All'interno della struttura c'è la possibilità di avere un familiare 24 ore al giorno, il quale ha libero accesso alla struttura. La struttura è dotata appunto di gas medicali, di apparecchiature elettroniche per quanto riguarda il monitoraggio della vita dei pazienti, ed è una struttura che nel suo genere non esisteva a San Donà di Piave. Ecco, affluiscono a voi questi pazienti come? Non dall'esterno, diciamo. No, i pazienti vengono inseriti in struttura tramite l'ASL, tramite il dottor Luciano Lamarca, che è responsabile appunto delle cure palliative. E la struttura è gratuita per quanto concerne l'utente finale, e le spese vengono pagate appunto dall'ASL. All'interno della struttura i familiari che vogliono seguire il loro caro hanno diritto al pasto gratuito e possono entrare e uscire, come dicevo prima, a qualsiasi orario, hanno il loro pass elettronico per poter accedere alla struttura, e la struttura è dotata di tutti i comfort, addirittura un cucinotto se vogliono magari farsi un caffè a qualsiasi ora, oppure se vogliono invitare dei parenti e l'ospite vuole uscire dalla stanza per andare appunto a socializzare in un contesto diverso per quanto concerne, che non sia appunto solamente il contesto all'interno della stanza. Ecco, una cosa che mi ha colpito, io adesso non l'ho detto, ma come ha colpito me può colpire altre persone, che non sembra di essere in un ospedale, cioè sembra di essere a casa propria, cioè dai minimi particolari, da come sono messe le tende, come sono messi i mobili, si ha l'impressione di essere a casa. Ma in effetti la differenza tra un reparto come l'IRIS e, diciamo, un ospedale è che non vogliamo che sembri un ospedale. Le persone devono, per quanto possibile, mantenere il proprio stile di vita, possono personalizzare la stanza con oggetti che magari sono a loro cari, in maniera tale da riuscire ad essere, diciamo, tranquilli. Ogni stanza è dotata di terrazzo, quindi possono uscire, bagno privato, aria condizionata, e quindi si spera che la qualità della vita negli anni abbia portato ad avere una qualità migliore. Ecco, quindi noi, nel ringraziare il dottor Bonadio, dobbiamo anche dire: non critichiamo sempre, diciamo che attualmente passi avanti se ne fanno, e tutto sommato qualcosa la nostra popolazione si sta dando. Bene, lo ringraziamo e noi ci rivediamo fra una settimana. Grazie a voi.